Bentornati o benvenuti sul mio canale. Come avrete già letto dal titolo, oggi andremo a provare un indie brand americano che ho scoperto tramite Instagram. Sto parlando di Devina. La palette in questione è una palette componibile, ovvero una palette vuota magnetica con all'interno lo spazio che avete le cialde che volete. All'interno io ho le cialde multichrome della collezione Aurora. Queste cialde, appunto, dipende come le colpisce la luce, hanno colorazioni diverse. Ad esempio questa qui che voi vedete super verde in mezzo, se la guardo così è tipo fucsia, oppure questa super fucsia se la guardo così è verde, e così tutte quante. Magari poi vi allego anche una foto di come le vedo da questa prospettiva. Comunque io direi di non perderci in ulteriore chiacchiere, mi avvicino e iniziamo subito il look di oggi. Mi sono avvicinata e come al solito, visto che voglio partire dagli occhi, vado a preparare una base. Come al solito vado ad utilizzare la mia super usatissima, rovinatissima base per ombretti Too Faced. Non ho ancora bene idea su che colore orientarmi, però sono molto 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 attratta da questo verde, diventa tipo azzurro, mi piace tantissimo. Insieme a questa palette di Devina, per andare a creare un look più completo, mi sono portata anche Jackie Aina di Anastasia, perché questa, non avendo opachi per quelli che sono i miei gusti, va integrata con un'altra. Inizio applicando credit della Jackie Aina nella parte più esterna dell'occhio, ovviamente picchiettandolo, perché poi andremo a dare una forma migliore dopo. Anche in questo caso preferisco partire da un colore più scuro e andarlo a sfumare con uno più chiaro, così da evitare problemi di macchie, visto che a volte può capitare. Vado ora con un pennello pulito, tra l'altro ho preso questi da Primark e guardate quanto sono belli, hanno tipo l'acquetta dentro con tutti i glitter, mi piacciono un sacco i pennelli che hanno questi effetti. Vado a sfumare i bordi di credit e ora vado a sfumare con Ginger. Tra l'altro è un po' che Anastasia non butta fuori nuove palette con questa forma, intendo, perché vabbè, ne sono uscite della collezione in Orvina, ma quella è un'altra storia. Vado ora con un altro pennello da sfumatura pulito a sfumare tutto quanto. Vado ora a portare Ginger anche nella parte più interna e sfumo con un pennello pulito, giusto per creare un pochino l'ombra. Ora vado con un pennellino piatto ad applicare la mia solita base per glitter di NYX, così da preparare per bene la palpebra agli ombretti di Devina. Avevo il pennello un po' sporchino e mi è uscita la colla un po' violetta. Wow. Probabilmente il resto del make-up non c'entra assolutamente niente, adesso lo andiamo a sistemare. Vado a riprendere i credit con il pennello che ho utilizzato prima e lo vado a tamponare verso la fine dell'ombretto Devina, che tra l'altro vi dico anche il nome, perché ognuno di questi ovviamente sul fondo della cialda ha il proprio nome. E questo si chiama Exosphere. Ok, ora che ho intensificato mi piace già decisamente di più. Vado ora a fare lo stesso look sull'altro occhio ovviamente. Aggiungo eyeliner, ciglia finte e noi ci rivediamo fra pochissimo per la base. Eccomi di ritorno con il look occhi semi completo, semi perché manca la parte sotto, ma la faremo una volta finita la base. E per ora devo dire che mi piace un sacco, c'è la colla delle ciglia che si sta ancora asciugando. Ho applicato ora il NYX Dark Circle Concealer Corrector nella colorazione 04 Deep con un pennello angolare e l'ho sfumato con un pennello ampio da sfumatura. E ora vado ad applicare sopra il Revolution Super Size Conceal and Define nella colorazione C1. Come potete vedere, questo è molto più chiaro ed illuminante appunto rispetto a quello che ho utilizzato nello scorso video, che era della mia colorazione. Devo dire che forse preferisco l'altro ultimamente, questo dopo lo devo andare comunque a sistemare con il fondo, perché essendo più chiaro vedete che tipo fa lo stacco, invece quello là, essendo della mia colorazione, come vi dicevo anche in quel video, lo trovo super adatto anche magari per fare una base molto veloce, molto easy. Mi stavo scordando il primer, no, mi sono scordata. Ho dato il primer perché in realtà andrebbe messo anche prima di mettere il correttore. Comunque vabbè, dai, lo vado ad applicare un po' qui sulla fronte. Vado ad utilizzare questo di Essence, il My Power is Fire, quello con dentro le pietruzze. Io preferisco spruzzarmelo sulla mano e poi appunto applicarlo, piuttosto che spruzzarmelo direttamente in viso. Ha una profumazione tipo fruttata, la trovo molto buona. E vado ora appunto di fondotinta e vado ad utilizzare Zero Default di Yves Rocher nella colorazione Rosé 200. Vado a stenderlo con il pennello della collezione Hello Kitty per Spectrum. Questo fondo è super coprente. E vado ora con la spugnetta a tamponare l'eccesso. Non l'ho bagnata tanto,
Che bella duretta. Vado ora con la cipria e vado ad utilizzare la Pro Filter di Fenty Beauty. Fatemi sapere se vi piace questo sfondo rosa, mi piace tantissimo. Comunque sì, sarebbe assolutamente stato perfetto per il video della collezione di Jeffrey. Sono un po' troppo cipria. Non so come mai ogni tanto sembra tipo un fantasmino nella videocamera. In teoria questa cipria non dovrebbe far flashback. Vado ora con il bronzer e per oggi utilizzo quello dalla palettina Gingerbread di Too Faced, che non si apre la camita, ok, questo qui. E come blush vado ad applicare questo più marroncino dalla Holographic Face and Cheek Palette di Sephora. Giunti a questo punto vado a completare il look e noi ci rivediamo fra pochissimo. Eccomi a look completo. Sono andata a completare gli occhi con una matita nera di Brochet, quella automatica, ciglia finte e mascara questo di Essence che ormai ho strafinito, mentre nell'angolo interno ho utilizzato gli A-Foil di Lottie London nella colorazione Denied. Per quanto riguarda le labbra invece ho applicato degli Stana Lip Paint di Fenty Beauty Unveil. E questo è il look finito, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi ombretti, se li avete mai provati, se vi ispira a provarli. Io come al solito vi lascio tutti quanti i miei link giù nell'info box e mi raccomando vi aspetto appunto anche su TikTok, sulla mia pagina Instagram di makeup e sulla mia pagina Instagram principale. E vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine del video, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!